Chi l'avrebbe mai detto? Se qualche anno fa mi avessero detto che chi ha una casa isolata malissimo, che è negli ultimi posti in classifica delle classi energetiche, le classe F o G, se mi avessero detto che queste case sarebbero state forse le uniche a beneficiare del bonus del 110%, non ci avrei creduto. Nessuno ci avrebbe creduto. Eppure la realtà è questa. Ecco perché io dico che l'ecobonus del 110% è stato ben pensato per avere un'edilizia migliore dal punto di vista del fabbisogno energetico. L'unica pecca forse è che si sta puntando soltanto sulle prime case, però vedremo se con le linee guida le cose cambieranno. Ma vediamo adesso al tema del video. Per quale motivo i possessori di vecchie case, case degli anni 60, oppure coloro che hanno acquistato una casa in classe F o G, che sta ancora lì ferma per essere ristrutturata, però adesso non hanno nessuna intenzione di farla ed è stata acquistata come prima casa, magari per risparmiare dal punto di vista fiscale, ed ora si trovano baciati completamente dalla fortuna, potrebbero fare gratuitamente quei lavori. Per quale motivo sono baciati dalla fortuna? Perché queste case, isolate, ripeto male, che hanno dispersioni termiche da tutte le parti e che stanno in fondo rispetto alla classifica delle classi energetiche, gli basta veramente poco per saltare di quelle due classi che la legge dice utili per avere l'ecobonus del 110%. E in questo caso è molto semplice, senza andare a fare i calcoli, si può banalizzare, semplificare dicendo che veramente basta mettere un fotovoltaico e degli infissi nuovi che si raggiungono subito due classi, oppure se non si ha la possibilità di mettere un fotovoltaico, basta sostituire gli infissi e mettere un isolante termico alle pareti, che non è detto debba essere per forza un cappotto esterno come molti stanno pubblicizzando. Si parla di calcolo energetico, di fabbisogno energetico, sia invernale che estivo, perché si tralascia sempre l'estivo quando invece d'estate il calore viene disperso e si è costretti ad accendere i climatizzatori, i quali producono CO2. Cosa fare per saltare due classi energetiche in questa casa? Basta veramente poco, ripeto, piccoli interventi che ti portano a realizzare fino a un 60.000 euro. Tutto quello che ti pare, perché non è detto che tu debba installare soltanto un fotovoltaico e degli infissi o un cappotto esterno, puoi fare altri lavori a casa fino a raggiungere il tetto massimo dei 60.000 euro, compreso IVA. Puoi rifare il bagno, puoi riammodernare tutta casa, cambiare i pavimenti, puoi fare quello che ti pare, purché ci sia questo salto di classifica. E se hai una casa, ripeto, degli anni 60, una casa che sta in fondo come classe energetica, ti basterà poco. Ultimamente si vedono molte pubblicità per impianti fotovoltaici, perché in effetti da solo l'impianto fotovoltaico ti fa saltare quasi una classe. Due non te le farà saltare, però una te la farà sicuramente saltare. Però che cosa succede se hai una casa dove sul terrazzo di copertura non potrai installare l'impianto fotovoltaico, perché magari c'è un grosso albero che fa ombra al terrazzo, oppure la casa del vicino che è alta due piani più di te, o anche un piano, che fa ombra sul tuo terrazzo e non potrai installare e mettere i pannelli nella favorevole posizione a sud, sud-ovest, oppure male che vada ad ovest. Se hai il terrazzo in ombra, il fotovoltaico non ti servirà a nulla. A meno che
il tecnico, che poi vedremo essere la figura centrale di tutto quanto questo processo, non ometterà di dire che di fianco c'è una casa più alta che fa ombra, oppure c'è un bellissimo albero di pino che è cresciuto fino a 10 metri e quindi fa ombra su tutto il tuo terrazzo. Il fotovoltaico non ti servirà a nulla. Non penso che un tecnico sia così sprovveduto da certificare che il fotovoltaico è vero che ti farà in teoria superare una classe energetica, ma in quella fattispecie non, nella realtà non te lo farà superare. Quindi che cosa succede? Io tecnico posso rischiare di dichiarare il falso per poi dopo magari c'è la denuncia di un vicino che mi vuole male oppure un controllo dell'ufficio tecnico, dell'agenzia delle entrate che mi contesterà quel lavoro e io non solo dovrò rimborsare lo Stato tutti i lavori che ha fatto il proprietario di quella casa tramite un'assicurazione, una polizza assicurativa che per legge dovrò sottoscrivere fino ad un massimale di 500.000 euro. Ma ne vado di mezzo anche nel penale perché io ho dichiarato il falso. Ma questo, ripeto, è un altro aspetto. Se non potrai mettere il fotovoltaico, ci sono tante altre lavorazioni che potrai fare avendo una casa isolata, ripeto, male. Ci sono gli infissi da cambiare, metterli a taglio termico, oppure se hai la vocazione per il legno, c'è cioè un bel legno lamellare che ti garantisce, quindi con un doppio vetro, di avere delle ottime prestazioni termiche, abbinandolo con magari con una pompa di calore, con un fotovoltaico, ma ripeto, se non puoi il fotovoltaico, potrai mettere un cappotto esterno o interno. Anche qui c'è un altro falso mito. Chi te lo dice che devi mettere per forza un cappotto esterno per avere un salto di classe? Se non è possibile farlo, e su questo ho dedicato un video proprio sull'isolamento interno, nel caso in cui non fosse possibile fare un isolamento esterno, perché magari hai dei rivestimenti in pietra che ti caratterizzano la casa, quindi non vai a nasconderli con un cappotto. Di certo non vai a non mettere il cappotto dove ci sono quei rivestimenti perché avresti delle dispersioni termiche. Ma ci possono essere anche altri casi. E quindi a quel punto puoi utilizzare un cappotto interno che ha il suo perché, non isola bene dal punto di vista termico come quello esterno, però per almeno un 30%, se non un 40%, potrebbe essere un'ottima soluzione. Quindi il tuo tecnico deve essere così bravo da capire come farti utilizzare il bonus del 110%. Immagino per esempio a chi ha acquistato una casa 20 anni fa, 30 anni fa, e adesso ha la possibilità di trasformarla, ristrutturarla a costo zero. E magari dopo riconvertirla in un B&B. Potrebbe essere un ottimo investimento commerciale. Oppure utilizzarla come propria residenza o una casa in campagna o tante altre cose che potrebbero migliorare sia la casa ma anche la vita stessa di chi vi abita. Quindi, per concludere, sei stato fortunato se hai una casa nelle bassissime posizioni energetiche e potrai utilizzare nelle tre formule che la legge mette a disposizione, che sono lo sconto in fattura direttamente dalla ditta o dal fornitore, la cessione del credito, perché se tu hai una pensione oppure sei un lavoratore dipendente autonomo ma tipo un artigiano che no, non dichiara più di 8-9 mila euro l'anno, in quel caso avrai poche possibilità di detrarre quella cifra del 110% perché non avrai quella possibilità, però potrai cedere quel credito ad un altro. Quindi se hai una casa di quelle che ti ho elencato prima, sei un ottimo candidato, quindi contatta Ristrutture e Ci Guadagno e vedremo insieme quello che potremo fare per migliorarla dal punto di vista della classe energetica, facendoti ottenere
quello sconto del 110%.